Ciao Franco, buonasera. Ciao Armando. Franco Mazzei, lo chef. Franco, che combini a Montecatini? Donatini combino. Faccio il pesce, Armando. Faccio prevalentemente pesce, qualcosa anche di carne, ma cucino e mi diletto nel pesce in questa nuova avventura. È estremamente bella, estremamente interessante. Che spero e credo sicuramente con successo all'interno del Castello di Villa Maria, che si trova per chi è di queste zone, insomma, per andare verso i Montecatini Alto, okay, una splendida location, come puoi vedere. C'è questo piccolo ristorantino che ha 30 posti, 35 all'incirca, però molto carino, molto elegante, molto ben curato, su un'idea dei proprietari che amano molto le cose eleganti. Si vede anche fuori dal parco, da tutto quello che l'hotel può offrire. Una nuova scommessa, una nuova realtà. Abbiamo scelto di fare pesce con un criterio specifico, perché in questa zona, insomma, ci sono fior di ristoranti e colleghi eccelsi, secondo me, che offrono ciò che è toscano, ciò che è la carne, la bistecca e tutto quanto, con un'estrema, diciamo, cura e con un successo non indifferente. Quindi noi, per differenziarci, per cercare di, insomma, essere qualcosa di diverso e offrire un qualcosa di diverso alle persone, abbiamo pensato di fare, di proporre il pesce. Il pesce un po' inusuale, devo dire la verità, insomma, nel senso, innanzitutto pesce fresco, questo è essenziale, perché l'ingrediente, la scelta dell'ingrediente è sempre una cosa essenziale. Ma proponiamo con delle ricette che sono, quasi stragrande maggioranza, ricette mie personali, quindi che si possono poi alla fine trovare solo e soltanto in questo posto, venendo a mangiare qui. Cioè, abbiamo cercato di stare su non la classicità, salvo in alcuni piatti che la richiedevano, insomma, diciamo, per la stragrande maggioranza del menù, in cose particolari. Questo sia per la parte pesce, che è la parte più sostanziosa, e anche per un qualcosa, perché, insomma, abbiamo pensato anche a chi poi magari il pesce non gli piace, non lo vuole mangiare, qualcosa di carne. Però anche lì abbiamo cercato di differenziarci, trattando il tartufo fresco sempre Ecco, perché mi con. hanno raccontato di scene, di pranzi con questo Sì, tartufo. abbiamo fatto una cena anche ultimamente con la base di tartufo, quindi come fanno molti che sono clienti e amici, poi, no? Vengono qua e mi dicono: fai te, che della cosa che credo suggerisco un po' a tutti la migliore. Questo vuol dire mangiare sempre cose diverse, mangiare sempre cose particolari. Noi il tartufo ce l'abbiamo, lo troviamo sempre, ce l'abbiamo sempre disponibile, tartufo, peraltro delle nostre zone, quindi da San Miniato, tutto circondario di San Miniato, e abbiamo sempre comunque dei funghi porcini di ottima qualità, che sono di zona o comunque rigorosamente italiani, perché il resto sono molto belli ma poco saporiti. Certo è che, insomma, quando li abbiamo freschi, se no, come ho fatto, perché è giusto che il cliente questo lo sappia, abbiamo comprato il prodotto nostro e poi tagliato, lavorato, comunque lo teniamo sempre in frigo a disposizione, insomma, per questa cosa. E abbiamo anche, e a questo punto ci lavoriamo, diciamo, un po' l'eccellenza della carne, quindi andiamo a fare delle tagliate particolari in un certo modo, dei filetti particolari fatti in un certo modo, abbinati sia al tartufo sia ai funghi, ma anche a una punta di diversità, insomma, nel senso, abbiamo delle tagliate per esempio alla paprika dolce, che è un qualcosa di particolare, è qualcosa di diverso, ha un sapore inusuale, insomma, per essere abbinato alla carne, ma che trova un incontro, insomma, qui ne ho fatte già svariate, e ho visto, hanno trovato, insomma, un buon gusto, ecco, insomma, Ecco, il principalmente. ristorante anche un po' particolare perché è aperto a tutti, però è all'interno di questo parco, di questo hotel, c'ha un suo parcheggio riservato, quindi una serie Assolutamente. di comodità che spesso non si trovano nei ristoranti di città. No, questo è vero, qui c'è, come dicevi te, il parcheggio sempre disponibile, estremamente grande, quindi, insomma, estremamente disponibile. C'è una scaletta in pietra molto bella che porta fino qui al ristorante. Il tratto è brevissimo, quindi assolutamente qui si può arrivare senza avere, come spesso può succedere, il girare per cercare un posto, per trovare il posto migliore. Magari arriviamo anche un po' nell'inverno, il freddo, la pioggia, no? Qui si arriva e si entra senza assolutamente nessun problema. Questa è una dépendance dell'albergo. L'albergo è di fronte, questa è una dépendance dove una volta c'erano le camere, e poi l'esigenza è stata quella di creare un ristorante sia per i clienti che
dell'albergo, ma prevalentemente anche per quelli esterni. E così, insomma, è stato, noi siamo aperti tutte le sere tranne il mercoledì come giorno di chiusura, abbiamo preferito al lunedì e martedì che in genere sono sempre quelli un po' più gettonati, e proponiamo, insomma, ecco, le nostre ricette, le nostre cose. Io tengo sempre, al di là del menù, tengo sempre anche una sorpresa fuori, insomma, no? Una o due sorprese fuori le tengo sempre. Il pesce lo prendo, perché ti posso garantire che lo prendo fresco, quindi se una volta non c'è una cosa che mi piace o che non ha quella qualità che ritengo sia adatta a questo luogo, preferisco non prenderlo. Quella sera il cliente non mangerà, faccio per esempio il filetto di branzino perché non l'ho trovato il branzino come volevo, ma magari sicuramente ci sarà qualcosa di diverso da aggiungere in abbinata a questa carenza, che anche il pesce è un po' come tutto quello che sono i prodotti, no? C'è la sua stagionalità, ci sono i suoi periodi, ci sono le sue cose, quindi noi cerchiamo di prendere, di trovare sempre il prodotto ottimale. Non sempre ci si riesce, perché insomma, appunto, il pesce è questo, quindi optiamo per un altro prodotto ottimale. Insomma. Senti, poi so che avete una cantina anche fornita, però sì, questa la vedremo poi alla prova dei fatti. Sì. Invece mi hanno detto che ogni tanto coinvolgi degli esperti di cucina internazionali. Sì. E ti addentri in campi che non sono nostri. Ambienti diversi. Io ho quindi diventi, fra virgolette, da chef aiuto cuoco. Sì, sì, assolutamente. E con questi esperti fai, ad esempio, non so se posso dirlo, dillo. Una cena indiana, ho sentito dire. Assolutamente, avremo questa domenica, tra l'altro, in maniera promozionale, quindi per far conoscere quello che è la location, che te sei qua oggi, ma se uno non viene qui diventa difficile spiegare la bellezza. Certo. Di questo posto, con il parco, con la piscina, con la taverna che abbiamo addirittura, c'è varie posto, salette, insomma, varie che io ho girato. Sì, sì. Ci sono due salette, quindi anche una parte di intimità se qualcuno la cercasse e via discorrendo. Quindi per cercare di allargare, far vedere quello che è la nostra realtà di luogo di bellezza, io ho un cuoco, con me in cucina un aiuto cuoco indiano, originario del Punjab, una persona squisitissima e un ragazzo validissimo, che conosce quello che è la sua realtà del suo paese, che magari noi effettivamente non conosciamo. Prima di arrivare a fare questa serata indiana, saranno cibi tassativamente indiani, con ingredienti rigorosamente indiani e cucinati proprio da un cuoco. Lui faceva, prima di venire in Italia, faceva il cuoco in India, quindi lavorava queste cose qui. C'è una reperibilità di materiali e di materie prime anche in Italia, ormai ci sono dei, certo, market un po', diciamo, dove si trova le spezie, il riso, le cose specifiche che servono, e niente, io mi tirerò da una parte con estremo piacere, farai l'aiuto, farò l'aiuto cuoco, sarò a guardare questa cosa, proporremo 6-7 piatti indiani che, insomma, lui sta mettendo a punto. Nell'indiano non esiste il primo, non esiste l'antipasto come da noi, certo, quindi è una serie di piatti, ma che si concluderà con dei dessert tipicamente anche questo indiani, e saranno passate musiche anche molto rilassanti, estremamente carine indiane, ma cosa anche interessante per un discorso proprio di, secondo me, anche di interscambio di cultura. Noi qui abbiamo Lucky, che è appunto il cuoco, con un suo parente che anche lui lavora qui. Li chiamiamo Lucky e Luca perché hanno dei nomi un po' impronunciabili, quindi li chiamiamo in questo modo, e la moglie di Luca, che quella sera tireranno fuori dalla loro valigia quello che sono i costumi, tra l'altro bellissimi, in particolar modo quello delle donne, certo, e avremo modo anche appunto di vedere un po' quello che è, non solo nel cibo ma anche nell'abbigliamento. Loro sono tutti induisti a livello di religione, che poi ho scoperto essere molto simile alla nostra, tra l'altro, e vedremo anche, insomma, un po' quello che può essere una cultura, come una donna si rende molto bella con i loro colori, con le loro cose, con i loro vestiti, e poi uno si può anche fare una foto, può anche assolutamente fare questa cosa, quindi è un'idea carina, nuova, originale. Vino italiano, quello che ci abbiniamo? Vino italiano. In ecco, italiano, perché insomma una puntina d'Italia bisogna sempre nel bicchiere mettiamo. Bisogna sempre mantenere il vino indiano, ecco, insomma, lo vedo un po'
non avrà del vino indiano, del vino italiano nostro, tranquillamente, cioè, si sposa bene con queste cose un po' speziate che hanno loro. Perfetto. E poi ampio spazio sui social, perché te sei un frequentatore di Facebook, dei social, ma giustamente. Io metto, la prerogativa mia è quella di fare una ricetta quando è sul passo, prima che vada al cliente, fotografarla e metterla online. Può passare quei 10 minuti statici, diciamo, tra quindi chi segue queste cose vede in diretta, come è successo ieri sera, come è successo tutte le altre sere, certo, vede in diretta quello che qui sta succedendo, quello che qui un ipotetico cliente in quel momento specifico sta mangiando. Non metto mai quello che sono la foto del cliente, no, gli mettiamo la foto del suo piatto, la foto del cliente, ma non metto neanche la dicitura, certo, perché mi piace far scoprire, vorrei mantenere un po' di curiosità. Sì, ecco. Sì, uno deve indovinare che piatto è. Spesso chiedono giustamente che cos'è questo, che cos'è quell'altro. E domenica chiederanno con questi piatti indiani. Chiederanno, avranno i loro nomi indiani, noi stamperemo magari anche un piccolo menù, sia difficile tradurlo in italiano, certo, ma insomma ci metteremo quello che sono i loro nomi specifici, ecco, insomma, scritti per quanto più fedeli possibile. Vi invito chi vuole essere, insomma, partecipi a questa cosa, chiamarci o scrivere su Facebook, certo, va benissimo, e prendere contatti con noi, insomma. Un posto temmelo per me, Franco. Assolutamente, cioè, già dove sei adesso seduto ora. Perfetto, io lascio qui la videocamera, almeno filmiamo anche i turbanti. Perfetto. Ciao Franco, ti lascio la tua cucina, ciao, grazie, a presto. Un abbraccio.